Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una nuova crociata che il signor Pistocchi ha iniziato su Twitter. È molto bravo a fare delle crociate senza né taggar nessuno o parlando di personaggi morti, vedasi Bescardi, o personaggi che su Twitter non ci sono, quindi che non hanno diritto di replica in loco, perché poi magari replicheranno in altri social, Facebook o comunque con interviste e così via. Ma diciamo che Pistocchi è molto bravo a fare questa cosa qua, visto che spesso fa attacchi spudorati. Penso ai commenti, ai tweet su Buffon senza taggarlo, senza neanche mettere l'hashtag, contro la Juventus, l'altra settimana ha fatto la Super Moviola, cosa ha fatto con tutti gli episodi per vedere che insomma l'arbitro è Di Bella, aveva sbagliato molte cose a favore della Juventus, chiaramente, e così via. Quella più memorabile è quella contro Biscardi, che come muore la frecciatina Pistocchi ce la mette subito, ma ovviamente da morto e non prima. Diciamo che è un po' il comportamento di Pistocchi. Ormai Pistocchi e Twitter, diciamo che sono una cosa talmente legata che ormai è la sua unica, suo unico obiettivo di vita, il suo vero lavoro ormai è Twitter, visto che è stato declassato a Mediaset. Declassato e purtroppo ancora presente, visto che fa dei servizi, ma per fortuna non ce lo vediamo in televisione come opinionista nei pre e post partita. Detto questo, ormai praticamente Twitter è rimasto un covo di anti-juventini e coloro che simpatizzano Pistocchi, pertanto sicuramente non juventini, ma tendenzialmente napoletani, visto che ultimamente Pistocchi sta portando avanti questa crociata a favore anche del Napoli. Quindi tra bannati e così via, diciamo che ormai gli account che lo seguono sono tutti anti-juventini. Detto questo, questa crociata mi sta particolarmente a cuore, perché il personaggio che è andato a colpire oggi è un personaggio che a me personalmente sta molto a cuore e gode della mia stima più totale. Parliamo di Marino Bartoletti. Per chi non lo sapesse è quel signore molto simpatico col baffo, che ormai ha il baffo da quando è nato praticamente. Diciamo che il baffo è un po' il suo segno particolare nella carta d'identità probabilmente. Marino Bartoletti è una giornalista a tutto tondo, innanzitutto perché veramente conosce tutto. È un amante di tutti gli sport, non solo il calcio, ma anche il calcio. Della MotoGP, Valentino Rossi è uno dei suoi beniamini, pur essendo molto più giovane, potrebbe essere un figlio. È amante della musica, è stato anche nelle commissioni di Sanremo, comunque uno che è opinionista anche per quanto riguarda la musica, ha conosciuto, ha intervistato molti personaggi della musica, anche della politica, ha lavorato per Mediaset, quindi per Berlusconi, pur non essendo un suo ovviamente estimatore diretto, ma comunque ha lavorato per Mediaset, per il Guerin Sportivo, ha fatto tantissimo nella sua carriera e Wikipedia tranquillamente vi elencherà tutto. Io tra l'altro sto leggendo il suo libro che è Bartoletti, così sfido Facebook, che sono una raccolta di ricordi, che poi sono quelli che lui ha passato su Facebook, e dei ricordi sensazionali che fanno vedere e dimostrano quello che giornalista è. Quel giornalista è, ma come uomo, è un uomo secondo me veramente che serve, che fa bene a questo, al calcio, ma anche al mondo del giornalismo, che talvolta è tacciato di essere non all'altezza del buon nome, ed è vero. Bartoletti è uno di quelli, un grande del giornalismo, secondo me, dell'ultima generazione, della sua generazione, che ha reso grande quel poco che di giornalismo ormai si può veramente parlare di giornalismo, visto che ormai il giornalismo è fatto di personaggi come Pistocchi che di giornalista hanno ben poco, se non un'iscrizione all'albo, che sinceramente per quanto mi riguarda dice ben poco. Quindi vi consiglio questo libro perché è tanta cosa. Ecco, vi leggo prima i tweet di Pistocchi che fanno riferimento al fatto che Bartoletti avrebbe detto erroneamente, e quindi anche sbagliato, poi vedremo le risposte di un altro personaggio, che è stato praticamente Bartoletti ad aver in qualche modo assunto Pistocchi al tempo, e invece Pistocchi dice che è stato assunto da Fininvest nell'88 come ha detto in redazione e ho iniziato il praticantato nell'89 con direttore Orefici. Bartoletti è un bugiardo, a proposito di raccomandati si può chiedere a Massimo De Luca quale politico faceva pressioni per lui. Non sappiamo a quale si riferisce, perché chiedere a Massimo De Luca lo dicesse subito, così magari chiariamo. Poi dice, ribadisco, Marino Bartoletti dice bugie e posso dimostrarlo con documenti e testimonianze. Questo dimostra chi è, cosa vale. Teniamo conto che Bartoletti può tranquillamente aver fatto un errore, ma dimostra chi è, cosa vale. Passiamo a quello dopo. Marino Bartoletti, un altro, perché nella stessa giornata ha fatto una miriade di tweet tutti uguali. Marino Bartoletti mente sulla mia istituzione a Mediaset e racconta balle sulla storia della redazione sportiva a Mediaset. I documenti lo dimostrano. Un bugiardo con i baffi. Tra l'altro questo un bugiardo con i baffi, quasi a catalogare un bugiardo con i baffi, quindi anche portando il discorso del baffo, di un aspetto fisico usato in questo modo qua, è lo stesso che lui talvolta denuncia, o meglio minaccia querela quando dici nano. Diciamo che nano di per sé è vero nel momento in cui si riferisce a una persona più bassa rispetto alla media consueta, cioè io sono alto 1,86 m, sicuramente non posso essere definito nano. Una persona sul 1,70 m, sotto 1,70 m, un uomo può essere definito nano.
Poi che sia in tono dispregiativo, sì, lo è, ma anche questo a quanto pare. Però in questo caso lui può permettersi di dire un bugiardo, quindi anche il fatto di accusare di essere bugiardo con i baffi, per una cosa del genere. E tra l'altro non ho visto dove l'abbia detto questa cosa qua Marino Bartoletti, perché non ho cercato, ma non l'ho trovato, vabbè. La mia busta paga del novembre 88, della quale risulta chiaramente la data della mia assunzione da Video News come impiegato, in data 88, Marino Bartoletti, bugiardo con i baffi, ancora con questo focus sul baffo di Marino Bartoletti. E infine, ho lavorato dal settembre 86 a tempo pieno, 5 su 7, assunto nell'88 da Video News, il direttore è questo qua, e poi dice tutto quanto, bugiardo con i baffi. Tre volte bugiardo con i baffi. Ora, il mio commento è, prima di passare a quella che è la risposta di un amico, di un collega di Marino Bartoletti, che è Marco Mazzocchi, che è di La Rai. Io credo che Pistocchi credo che sia l'ultima persona che può veramente far la morale in qualche modo a un collega che intanto ha una carriera molto più esemplare della sua, ma anche come umanamente sicuramente un personaggio di tutto rispetto, perché veramente Marino Bartoletti credo che sia la persona più colta e più vera, più trasparente, più onesta di questo mondo, dello spettacolo, ma comunque della TV, del giornalismo. Può aver fatto un errore dicendo questa cosa qua, ci sta, tutti sbagliano, però ovviamente magari al posto di, secondo me, al posto Pistocchi, al posto di fare i tweet per cercare il like facile ai suoi pecoroni che lo seguono, magari poteva sentire lo stesso Bartoletti, visto che comunque nell'ambiente credo che si conoscono un po' tutti, e visto che Bartoletti è una persona veramente, veramente buona, non conoscendola, ma io sono sicuro che sia così, che non avrebbe avuto nessun problema a confrontarsi. La risposta di Mazzocchi è interessante perché lo va a difendere appunto Bartoletti, dice: coinvolto alcuni follower per difendere l'amico Bartoletti, non presente sui social, cioè Twitter, da tweet di Pistocchi rispondo: Marino ha detto una cazzata dicendo di aver fatto assumere Pistogol, cioè Pistocchi. Quindi non fece la cazzata di assumerlo, quindi Bartoletti forever. Qua è simpaticissimo Mazzocchi, che tra l'altro, secondo me è uno della Rai con Variale e con Piavella, forse Mazzocchi è uno dei migliori. A me piace non tanto per questo tweet, ma perché io lo seguo spesso su Twitter, devo dire che si è anche destreggiato bene per quanto riguarda la vicenda Benatia, e mi fido più di lui che di altre voci, perché credo che sia uno dei pochi che si salvano sulla Rai. Nella Rai appunto Bartoletti è uno di questi, visto che Bartoletti è anche bazzicato quella in Rai. Il piccolo Pistocchi può scrivere di me ciò che desidera, perché piccolo sono anch'io, ma lasci in pace i grandi. Bartoletti oggi, Biscardi tempo fa, da questi abbiamo solo da imparare e vanno trattati con rispetto, punto. Mazzocchi credo che spenga, non tanto le polemiche, ma spenga definitivamente Pistocchi, perché veramente non c'è nulla da dire. Arrivare ad attaccare Bartoletti dopo aver attaccato Biscardi, che Biscardi a me personalmente non è piaciuto, però l'ha attaccato una volta che è morto, credo che sia una cosa da poveracci. Però siccome Bartoletti è talmente un personaggio grande nel giornalismo che è veramente assurdo attaccarlo in questo modo, ha sbagliato, bene, ma insomma si possono tranquillamente confrontare tra di loro senza pubblicare tweet così offensivi, anche così stupidi, banali, infantili. Quindi ragazzi, se volete conoscere meglio Bartoletti, anche se lo conoscete bene, fidatevi di questo libro qua, è veramente una miriade di ricordi che passa dalla musica, da tutto. È una storia, è un cammino nella cultura italiana vista agli occhi di un giornalista come Bartoletti. In modo molto semplice, quindi senza grandi virtuosismi giornalistici. Credo che sia una delle cose più belle che abbia mai letto, pur essendo dei post su Facebook pubblicati in carta. Quindi una cosa semplicissima. È riuscito a prendere passato e presente e metterli, mescolarli assieme. Quindi è una cosa bellissima, cosa che Pistocchi probabilmente non riuscirebbe a fare, anche perché potrebbe solo trattare di anti-juventinismo nel modo suo. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Buona partita per stasera, perché c'è Chievo Juventus, e ci vediamo nella vostra partita. Come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao! Paura.